e quindi raccontare anche un po' di me e quello che faccio. C'è tanta gente che non mi conosce, che non sa quello che faccio, qual è il mio lavoro, e quindi mi piace raccontare. Hello everybody and welcome to Los Angeles, Italia. As you can see, we're getting closer to the Oscar night and you have a lot of preparation around Dolby Theater. Hollywood Boulevard is totally shuttered, while yesterday night they gave the Governor's Awards of the honorary Oscar. I can't forget the day Lina Vermeulen in 2019 edit. You can see there is a cover on Hollywood Boulevard because they are scared of the weather and a lot of preparation that is doing ABC with the Oscar while everybody will be walking on this carpet, the longest carpet ever. I mean, in Dolby Theater, everybody will be shut down, tents will cover the shops. This is the most beautiful red carpet of the year. At Dolby Theater, you can see the escalator getting up on Dolby Theater, where is the main entrance. I can't forget that the theater has been built by an Italian architect as well as the American Academy Museum of the Oscar, that was done by architect Renzo Piano. Welcome to Los Angeles, Italia. Yesterday night, while at the Dolby Theater, they had the Governor Awards. We had, as Los Angeles, Italia, an amazing event at the Italian Institute of Culture, where Silvia Chiave, the Consul General of Italy, as well as Emanuela Mendel, the Director of the Italian Institute, and Nicola Corigliano of Banca Intesa San Paolo, the main sponsor of the festival, honored two of the Italian nominated people. Massimo Gattini Parrini, costume designer for Cyrano, directed by Joe Wright, and Enrico Casarosa, the director of the animation Luca, produced by Pixar Disney, and a movie that is running for the best Oscar for the animation. And of course, they also honored the one and only legendary maestro Dante Spinotti, two times Oscar nominated for best cinematography. But talking about the Oscar, I'm very happy to have live from New York one of my best friends, Oscar winner, director, producer, actor, and on the top also Oscar winner as a father, because Fisher Stevens is a great father, and on the top of everything is a real artist. I cannot forget last summer while in Ischia, Fisher brought me an amazing movie produced by Apple Television, and of course it was started by Justin Timberlake. So good to meet you through internet, Fisher. Ciao, ciao Pascal, come stai, amici? Come stai? Molto molto bene, grazie. Come stai tu? Well, molto bene, molto. I'm very busy working, taking today off in New York, but wish you the best out in LA, even though New York is very beautiful today. Actually, I'm not in
LA. I am in Roma. While Roma. Oh. Yes, I am not. I could not go to Los Angeles this year because I am having a late night show every Wednesday on the most important Italian television, Rai Due. And I wish I could have you as my special guest in the theater. It's like the Italian Radio City Music Hall, Teatro Sistina, ooh, Paradise, A Window on the Showbiz. So I am so, so busy here that I had to leave my heart in Los Angeles. And I am here Rome in the studio, pretending to Rome be all is, over. Rome is one of the greatest cities in the world, so you're lucky. Next time I want to see you in Rome, not Hollywood. So I'll meet you there, okay? So, Fischer, I can't forget the night you held up an Oscar for your beautiful movie produced by you, The Code. It seems like a long time ago. The Cove was, we made that, we were released in 2009. We won the Oscar 2010, and it was a beautiful film, but sad film about dolphin slaughters in Japan, and got, we won many things, but more importantly, many less dolphins have been killed. I think it also helped establish other movies to try to protect wildlife, like a great film called Blackfish, and many other conservation films. And Luis Ojos did a brilliant job directing, and yeah, it was. And we've gone, both Louis and I made another movie, Racing Extinction, together, and we've gone on to make many, many documentaries since then, including one called And We Go Green, that you helped me find a place to shoot in Rome, about Formula E electric racing, which happens in Rome every year. A movie called And We Go Green, which I love making and got to spend time in your beautiful city. Yes, I remember And We Go Green, when you came here to Roma to shoot in Formula E. Phenomenal. It was such an amazing moment to have you here in our district of Roma while the Formula E was just running fast and you were all over with Alejandro Agag, the president of Formula First, and a movie also produced by your buddy Leonardo DiCaprio. Yes, Leo and I have done two films together. We did Before the Flood, a movie about the environment, which sadly, even though many people watched it, it was very successful on National Geographic and in around the world. But still, we have so far to go, and you know, the climate is a big problem, and you know, unfortunately. I wish more people saw it in the governments around the world, but hopefully we're waking up more and more, is that we need to make serious action with the environment. I know now that we're all focused on a war in the Ukraine, that makes it difficult to focus on many things at once, but we're hoping that we continue to keep our eyes open and try to save the planet before, I mean, the planet's not going anywhere, but we will. So let's hope we continue our fight against keeping clean energy, against, you know, fighting for a clean environment that we can all be happy to live in for our children and your children too, your child too, your boy too, Pascal. Yes, absolutely. So it's very important your work, because you always focus on social issues, and this really is something that makes you different in front of so many directors who actually wants to just take care of feature films, fantasy, and not tough reality. Did you get any inspiration so recently? Would you ever go on the line, on the borderline of Bologna, just a few miles from Ukraine, to shoot something? Well, now I'm a bit busy doing other jobs, but I'm also, you know, I do get excited to do those stories, but there are other people I think that are a little more qualified right now to be on the front lines, and it's very dangerous. And a documentarian, an American documentarian, was already killed over in the Ukraine trying to tell a story
I mean, obviously, you guys are much closer to the war than we are, so you're much more aware of it being in Italy. Although we feel it, and Biden just announced he's going to take in 100,000 refugees from the Ukraine here, and it is a very trying period. But right now, I'm going to stay in the States, and I'm making a television show for Apple, and working on a documentary about the Lincoln Project, trying to fight fascism in my own country, and that's what I'm up to right now. I see. Yes, it's complicated. So, Fisher, let's go back to the Oscar. The Zelensky might be tonight on air on the tomorrow night on air or in during the Oscar show. There is a controversial in the organizers. They say somebody wants to make a very important statement about how important is peace and not about the war. Somebody doesn't want the one who get the Oscar to be political. Do you have any opinion about it? I can't hear you. It's one of the largest stages in the world, and we're going through a war right now. So I think if somebody has something to say, they should say it. That's my opinion. And explain me better. I think that you know, there's going to be millions of people watching, an international audience, and if someone has a plea to make about helping people in Ukraine, about trying to stop the war and make peace, I think the Oscars is a place that has been known to voice those opinions, and I'm all for someone voicing those opinions if they are passionate about it and want to talk about it, and they do it in a way that is not too preachy, but also not doesn't go on and on and on. You know, make a statement and then leave. So, but make a statement. I'm yes, all for make making a statement. So we have another friend that actually is from New York, but now is in Roma. Il maestro Bobby Moresco. Bobby, can you listen to me? I'm sorry, Pascal. I don't know if you can hear me, but I can't hear anything. Very well, very well. Listen, Bobby, I am here on air with your colleague, both as a director and as a writer and as an Oscar winner and as a human being. We are talking together about now the possibility of Zelensky. Can't you hear me? Can't you hear me? He can't hear. Okay, so no, let's go back. But you're saying, Pascal, you're saying Zelensky's going to actually go on the air on the Oscars? Yes, they say that there might be a possibility that they just tape a video and then they broadcast it. You know, there is a discussion about it. So going back to the Oscar, beside the Zelensky issue, let's go back on the funny part of the Oscar, because we have to remember that the Oscar night is the most important night for you guys who makes films, movies, whatever. So I will lost thoughts of Fisher. He's back? Okay. So Fisher, yeah, sorry. How is the eve of the Oscar night? You've been nominated. Actually, I didn't, when we are so friend, but I didn't realize that you were nominated. Then when I saw you on stage pick up in the Oscar, I mean, for me it was such a blast. I mean, it was like for me to be with you over there. How is the pre-Oscar, the eve, the preparation? How is just a few hours before? Well, I was a bit, to be honest, I was a bit nervous. I was, you know, because I'm from New York, I wasn't with my best friends. You know, I was with some of my friends, but not, I wasn't able to be with a lot of the people that I would like to share it with necessarily, you know, because I was, you know, visiting LA.
but at the same time, jittery, excited. But you're also dealing with tickets for people. You're dealing with press. They also don't, you know, your speech. They tell you if you win, you only have a certain amount of time to speak. And Louis and I were gonna split the speech in half, so we were working on that and working on. Well, it's nerve-wracking a little bit. I'd been there before because I exec produced a movie that was nominated. So I'd been there as an executive producer before for a fiction film called In the Bedroom. So I kind of knew a little bit what to expect. And I'd been there before with a friend of mine who was nominated. So it was my third time there, but my first time as a nominee. And being a nominee, you know you're going to either... If you're going to be on camera and you're either going to win or lose. So you're a little nervous, but it was exciting. It was fun. Afterwards, obviously, since we won, it was really fun. And that night was really fun. So did your life change when you got the Oscar? Not at all. Well, only I was expecting another story. No, the only thing that changed, I think, was maybe, you know, it made it easier to raise money for documentaries, to make more documentaries. So in that sense, it was great. But, you know, you soldier on, you know, you soldier on, you just keep going. So, yeah, I'd say my only thing is it made it easier for me to make my next documentaries, for sure. And I got invited to film some incredible things around the world. So I'd say in that sense, yes. I did get to film some really amazing things, work for the United Nations, meet incredible people, do more environmental work. In that sense, it did change my life. So it didn't make me wealthier or, you know, anything like that, but it made my heart wealthier and it opened up a lot of avenues to the environmental world and to filmmaking, for sure. No doubt you are one of most beloved filmmaker worldwide. And people now realize why. The way you talk is just phenomenal. You're such a great speaker, but a spontaneous, good art speaker. So, of course, people recognize your passion. So does... Leonardo DiCaprio, so does Justin Timberlake, so do everybody that knows you well. And whenever Fisher calls, grazie Pascal. Whenever Fisher calls, everybody answer the phone. Now, does he help to have such a good character in cinema industry to work? I mean, because most of the people, when they get success, maybe they just go out of mind. You always remain low-key, hard worker, nothing's changed, and always with a smile, with a positivity energy. I mean, always super cool. So I really would love to recognize you in public because you know how much I love and respect you. Thank you very much. Well, I think I've been doing it so long, you know, I think when I was young and getting first successful, I was probably a bit of a, you know, as we say in America, an asshole. But I think I learned quickly and I got humbled quite fast. And now I'm quite grateful and have been quite grateful for everything and what I get to do. And I really enjoy what I do in my life. So I am grateful. But I'm sure I was a bit of a jerk when I was young, but... Now I'm a seasoned veteran, Pascal. So, but I do want to say I did get to shoot also in Italy this summer on a TV show called Succession. I got to shoot in Florence and in Rome, and I love your country, and I'd love to come back and work as much as possible. So Fisher, so you're gonna come to shoot in Italy? Well, we did last year. We shot Succession there. Let's see, maybe it's up to the writer, Jesse Armstrong, if he writes more, but maybe I'll be back. You never know. Yes, definitely you have to be back to Ischia this summer, July 10, 17, for Ischia Global. Of course. I love Ischia Global, and anytime you guys will have me, if my schedule allows, I will be there.
I got to go back to Napoli. I want to see some football this year if I can, you know. Football, but we'll yes, see. Napoli has now a very good team with Victor Osimhen, great player, amazing champion, but the whole team is very good. So we hope that we're going to actually, did you realize that Italy is out of the Soccer World Cup? I did not want to bring that up. I'm sure it's a very delicate subject. It's very interesting. It's very interesting. The point of view of an American fan of soccer. What do you think about Italy out of the Soccer World Cup? I mean, I went to the European finals last year at Wembley, okay? I was at the game against England, and I was like in awe of your team. Your team is amazing. I mean, the heart, the soul. So to see that game in live, in person, and then to see you guys out of the World Cup, I'm shocked. I am shocked. Guess. Mi dispiace molto. Guess what about the Italian? How shocked are the Italian people? I mean, Macedonia, North Macedonia. I mean, Pascal. Wow. Yes, sorry. Yeah. Please. tragico. Tragedy are some other things in this moment of the world, but yes, you're right. It's pretty crazy that Italy is out of soccer. I mean, like, we live of soccer, and but this is like you don't even know how it happened. You have Jorginho, last year was one of the best players of the year, just making the difference in the European, and then he missed two penalty scores, and for these two penalty scores we went to go to Macedonia, and then the last 3 minutes, 2 minutes after the regular time, arrives the surprise from that amazing soccer player who just scored and beat Donnarumma. This is like destiny. Yeah. And Donnarumma is incredible. Donnarumma is amazing. The kid, he's amazing. I mean, I was a huge fan of Buffoni. I love him. But Donnarumma is great. And I don't know. It's shocking, man. It's shocking. So I want to, I'm going to leave you now, but I want to ask you before last final question. So we have three Italian nominated people for the Oscar night. We have Paolo Sorrentino, The End of God. Did you watch the movie? Of course. I'm an Oscar voter, you know, so I see everything. Yeah. Did you like the movie? I loved it. Amazing. Do you have an opinion about Paolo Sorrentino? He's a maestro. You know, he's a beautiful filmmaker. His films are... This one I love because I also had mixed the whole Maradona, Hand of God, Napoli, the family. I love the film. It was... All his films look beautiful, but this one really touched me. And I thought he did an incredible job. It's a beautiful film. Beautiful. Then we have two other nominated people. One is the director of the animation, Luca. Did you show to your kids the movie Luca, produced by Pixar Disney? Yeah, Luca, they love that. It's really good. I can't talk about who I voted for, but I loved Luca. It was a great film. Very good. And yes. Then there is an amazing costume designer running for the Oscar. Cyrano. Second time. Massimo Cantini Parrini, another real maestro from Florence. Yes, I'm a friend of Peter Dinklage for a long time, and that show looked beautiful, you know. But you know, my great friend is an Italian costume designer. I love her so much, Milena Cantanora. You know Milena. Milena Canonero. Yes. Three-time Oscar winners. The last time for Maria Antonietta, the movie by Sofia Coppola. And talking about Coppola and the Oscar night, it will be like a big tribute to the 50th anniversary of The Godfather. What does The Godfather represent for you in the story of cinema, and what
what is the I mean the image you have of Francis Ford Coppola? This is the last question. Godfather 1 and 2 are two of the greatest films in the history of cinema, in my opinion. And Coppola, Apocalypse Now is also, he's made four of my favorite films ever. Four. You know, The Conversation, Godfather 1 and 2, and Apocalypse Now. And he's one of the greatest, you know, he's changed cinema forever. Obviously, The Godfather. Al Pacino, my great friend who I've been able to work with and love so much. You know, it doesn't get better than watching The Godfather. I've seen it so many times, both one and two, and Al is he's a hero of mine, and as not only as a actor but as a person. So, but I'm really looking forward to celebrating the 50th anniversary watching the Oscars about The Godfather. That's gonna be a great moment. So. Fisher, your next movie? Well, I'm making a film for Apple again, but it's a TV film. It's called Dear Edward right now, and it's the pilot, the first episode of a series with by the people that did Friday Night Lights. But it's really cool. You're gonna love it, Pascal. I'm filming it right now, and then I'm making a documentary on football, also David Beckham. I remember. How does it go? Very good. Love him. So when is going to be Got ready? Some good stuff. Oh, not for a year. But before that, the Lincoln Project's coming out about these anti-Trump Republicans. It's a five-part series on Showtime. It's called The Lincoln Project. That'll come out in probably July or August. Phenomenal. So thank you so much, Fisher. I love you so much. Everybody should look after the amazing job that Fisher Stevens does. We have back Bobby Moresco with me. Are you there, Bobby? Can you hear from me now? Ciao, I can Fisher. Hear you. How Ciao, are you? Bobby. Ciao. I hope I see you soon. Bobby, so we were talking about a few issues with Fisher. Andiamo a due. And so I want to talk with you as well. So this is a special day because it's the day before the Oscars. So how was your feeling when you were the day before your triumph with Paul Haggis for Crash? How did you expect it? What was your feeling with your wife Barbara, your daughters? I mean, how is the pre-Oscar time for you? Well, there's a little magic trick that you do, at least that I did. You tell yourself there is no chance whatsoever that you can win, so you don't have to be nervous and think about it. Because nobody ever really believes they're going to win an Oscar. You hope that people like the movies that you make, but you don't think you win an Oscar. And so, Pascal, it's all about putting down any idea that you might win so you don't have to spend the whole night and day nervous about possibly winning. That's what it's like. So, Bobby, we have three Italians. One is Paolo Sorrentino. A few minutes ago, Fisher Stevens said he's a real maestro. Do you have the same opinion of Paolo Sorrentino? Yes, Fisher is understated. He's a maestro on every level of filmmaking. If you have not seen The Hand of God, if anyone is listening, you must go see the movie. It's a triumph. Not only is it well directed, beautifully acted, beautifully written, it's one of the greater stories that I've seen on film, because the idea that it actually is based in truth and the reality of Sorrentino's life is an amazing, amazing piece of film and amazing story, and everyone should see it. We're not allowed to talk about who we might vote for, but I can promise you whether or not Hand of God wins, anybody who sees it will understand what a great movie it is and what a great job that Paolo Sorrentino did. Bobby, before we spoke with Fisher Stevens, we approached another issue. There is a lot of discussion into the Academy right now if it's proper to have a president of Ukraine, Zelensky, to appear tomorrow during the show broadcasted all over the world. Do you think that he should have the chance to explain what is going on,
Or you would prefer that politics should be outside of this incredible platforms that are the Oscar show? I mean, it's a great question. That question for themselves, Pascal. But for me, answering just myself, we, meaning the writers, directors, actors in the film industry, and like all arts, we take our ideas from the from the personal interaction with the world around us, to try to live in a world where for 3.5 hours or whatever the Oscar telecast will be, and to deny what's going on right now in the Ukraine and with the Russian forces invading the Ukraine, I think is a mistake. I think that President Zelensky should speak to anyone, anywhere, to talk about the situation that he's in, and he should get support from everyone, and that includes the film community, and that includes the Oscars. So, Maestro, it will be definitely a different story on the Oscar night this year because of this tragic moment of the humanity, because the Ukrainian case is not just a local geographic issue, it's something that really involves the whole planet on a concept, democracy or oligarchy? Say that again. I said that it's not an Ukrainian affair. It's a global affair. No, it's the biggest affair that the world faces today, with the exception possibly of global warming. Anyone that thinks that what is happening in the Ukraine now is not going to affect them is not living in the real world, Pascal. You know, it's as simple as this. All over the world, authoritarian leaders are trying to say that the way to go is not democracy, is not for the people, it's for the powerful, the few, to control the many. I don't believe in that. I don't think many of the people who think the war has nothing to do with them believes in that. I think if they understood that this is a global fight, not just what's going on in Ukraine, but all over the world, including, by the way, the NATO countries, you know, the Balkans, Poland, all of those countries are worried that they'll be next. Just like after Czechoslovakia in 1939, everybody thought it was over, but it wasn't over. Germany kept moving. Russia will keep moving to doing what they want if they get what they want. And we're all crazy to think that it doesn't affect us. This is a very important statement. I totally agree with you. So, Bobby, as you can see on the top of me, there is live from Roma, because actually we are both live from Roma. You in your hotel room, myself in my office with a screenshot. So what I want to say is that now I really thank you. We're going to go straight to Hollywood with a documentary shotted by Matteo Ghidoni and directed by Alberto Marrocco, that is going to show us what is going on at the Chinese Theater, where you normally chair, and I host this incredible event, which is going on since 17 years. 2006 was the first year of Los Angeles, Italia. If you have time, you can watch it. Have a look at this.
Hello, everybody. Welcome to Los Angeles, Italia. I am so sorry I'm not there with you this year. You cannot believe how sorry I am and how sad I am to not share with you this magic moment. I always wait for 1 year. Actually, I'm waiting this moment since 2 years, and maybe I have to wait for one more year to be in Los Angeles. Okay, the festival will be amazing. We are so happy, we are so proud of the Italian nominees, Paolo Sorrentino, The End of God, Enrico Casarosa, Luca Animation, and then Massimo Cantini Parrini, the custom of Cyrano. 3 wonderful talents, but 150 movies are going to be shown in LA, Italia. And this festival will be, as usual, amazing. A lot of guests that will be welcomed by the Consul General of Italy, Silvia Chiave. Hello, Silvia. And also by the new Italian Institute of Culture Director, Emanuele Amendola. Hello, Emanuele. And of course, will be many, many guests. So tonight there is Riccardo Scamarcio and Benedetta Porcaroli. Ciao, ragazzi. Mi raccomando, datevi da fare. And then will be also Alessandro Pondi that is over there showing his movie School of Mafia. And then many, many others together with so many producers. I want to welcome also there one of main sponsors of the festival, Intesa San Paolo, represented there by the one and only Nicola Corigliano, who is actually a star in the movie business because when he is around, movies goes back and forth from Italy, production incoming, outgoing, incredible. But you see, this is the mask, the Los Angeles Italia Award, the Pulcinella mask that actually is going to be presented tonight to a wonderful actor that I'm going to introduce you now because he's here with me in Roma together with an amazing actress, talented, beautiful, charming. You'll see her soon in a big major movie produced by Andrea Iervolino. So I want to introduce you my dear friend Kabir Bedi from India and Hollywood, and from Sorrento, Francesca Tizzano, who actually is going to get the award to present to Kabir, because Kabir Bedi is going to get the first LA Italia Legend Award by Francesca. Please, Francesca, you want to go? Good evening. Yes, good evening, everybody. I'm so sorry I couldn't make it to LA, but for sure I'll be there next year to present my next movie, Lamborghini, with the amazing cast. Produced by Iervolino, with the amazing Bobby Moresco, Mira Sorvino, Frank Grillo, and many others. So I'm really happy, and I look forward for that for sure. So this is for you, Kabir. Congratulations. Thank you so much, Francesca. Thank you so much, Pascal. You know, this means so much to me because LA and Italy have been an integral part of my life for decades. I lived in LA for 20 years. Italy gave me my international fame, my door into Hollywood. My son Adam still lives in Hollywood doing special effects on the sets. And I must say that this LA Italia Award touches my heart because it touches the two places that mean the most to me in the world. And coming from the festival and from my friend Pascal, who has done more to unite LA and Italia than anyone else that I know, it feels really special. God bless you all. I love you, and I truly value this award. Thank you so much, Kabir. Thank you so much, Francesca. And thank you also to the people that is working for the festival. First of all, let me thank the Chinese theater for supporting us with a major effort on this time. But today, so it's not going to be to introduce this show, the LA Italia show, but there are going to be two people, two wonderful friends, the one and only acting coach, Bernard Hiller, and then the beautiful and talented Sofia Milos. Enjoy the show. Enjoy the show. Enjoy the festival. Bye. Thank you, Francesca. Thank you. Thank you, Pascal. Have a great time, and thank you for this. Siamo qui a Hollywood per celebrare il cinema italiano e voi riceverete un premio oggi. Come ci si sente essere a Hollywood, ricevere un premio? Beh, insomma, essere qui al Chinese Theatre Hollywood è sempre un'emozione. Poi in maniera particolare perché presentiamo questo film che è ancora in sala in Italia, L'ombra del giorno di Giuseppe Piccioni, è un film che ho anche prodotto e c'è una premiere stasera qui, quindi lo vedranno a Los Angeles e siamo molto contenti. Sì, sono molto felice anch'io, finalmente, insomma, è bello poter viaggiare di nuovo dopo questi anni faticosi e viaggiare con un film così che appunto
parla di una storia d'amore, una storia di guerra, sono tanti argomenti che è bene, come dire, in questo momento soprattutto vedere appunto un film di questo tipo, quindi siamo molto contenti. Che cosa piace così tanto a questo pubblico americano dell'italianità? Beh, se avessi la formula mi sarei già piazzato qua, perché qua vedo che girano film uno dietro l'altro, c'è un fermento, una frenesia e una voglia di costruire e fare. Noto che in questo periodo, grazie anche a grandi registi come Paolo Sorrentino, i nostri primi Oscar, che hanno portato qua la nostra cinematografia, forse grazie anche a loro il pubblico ha iniziato ad apprezzarci molto, e grazie al cinema del passato, indubbiamente. Credo che piaccia agli americani il nostro modo di fare, il modo di essere un po' possessivi, passionali, ci piace vestirci in un certo modo, ci piace frequentare persone, siamo estroversi, e questa cosa credo che piaccia molto agli americani. Intanto siamo qui a Hollywood per celebrare il cinema italiano, come ci si sente essere qui oggi? Ma ti senti un po' come Brad Pitt quando arrivi qui. No, vabbè, a parte gli scherzi, stiamo nel luogo leggendario di Hollywood. Io ormai sono un po' di anni che vengo in California, finalmente ci siamo rimessi in moto dopo l'incubo della pandemia, del Covid, e purtroppo stiamo continuando ancora a soffrire per questa cosa. Abbiamo bisogno di leggerezza, abbiamo bisogno di stare un po' tranquilli, guardare verso il futuro e di superare tanti problemi. In questo periodo veramente ce ne sono tanti, questi sono dei piccoli passi per tornare, insomma, a raggiungere la felicità. Intanto benvenuta al Chinese Theater, bentornata. E come ci si sente ad essere qui al Chinese Theater a rappresentare questo festival italiano, quest'arte italiana? Beh, particolarmente bene, sia perché appunto siamo riusciti un po' faticosamente a tornare in presenza e a raccogliere di nuovo un interesse proprio tangibile di quello che è appunto l'interesse del pubblico losangelino per il nostro cinema. Emanuele Amendola, intanto benvenuto ma bentornato al Chinese Theater qui a Los Angeles. Noi adesso stiamo rappresentando in un festival italo-americano i nostri italiani. Che come ci si sente a stare qui al Chinese Theater finalmente a rappresentare questa nostra bella Italia? È senz'altro una sensazione molto, molto bella. C'è da dire, quest'anno siamo particolarmente fortunati e fieri che il festival accada a pochi giorni di distanza dalla cerimonia della notte degli Oscar. E quest'anno abbiamo in corsa ben tre italiani che ci rappresentano. E gli auguri ai nostri italiani che sono candidati agli Oscar. Assolutamente, in bocca al lupo a Paolo Sorrentino in corsa per miglior film straniero, Massimo Cantini Parrini in corsa per miglior costumi con Cyrano, e a Enrico Casarosa in corsa con Luca per miglior film d'animazione. Grazie mille Emanuele Amendola. Grazie a voi. Buonasera a tutti, good evening everybody, let me introduce you Francesca Tizzano from Sorrento, wonderful actress, one of the people that could not make to Los Angeles as it happened to me, cara Francesca. Yes, unfortunately I couldn't make it. Good evening everybody, hi LA, unfortunately I couldn't make it, but I'm sure I will be there very soon, hopefully before next year, why not? Why not, yes, because she is just... done a movie, Lamborghini, with Maestro Bobby Moresco, Mira Sorvino, Frank Grillo, and of course, I'm sure that Francesca will have much more to tell in the future. But let me thank one more time the Consul General of Italy, Silvia Chiave, and the Director of the Italian Institute of Culture, Emanuele Amendola, for making this event look better than me hosting the show. Yes, I want to thank them for supporting the festival. I want to thank them for making this happen and promoting it with all the opportunities that the Italian system has in Los Angeles. And I want to also thank especially Silvia Chiave, because she suggested me this movie that you just saw, One of Us, dedicated to the woman. So the women is a very important part of our life, and I'm very happy and very proud that Chiara Tilesi, congratulations, Chiara could show her movie.
So women are in the lead position for Los Angeles, Italia. Francesca? Of course, we've got the power. But I am very happy now to thank one lady, one woman, very strong, powerful woman, who actually made this opportunity happen to us to have Paolo Sorrentino in person there for his screening, The End of God. Paolo, sei il numero uno, non dimenticarlo mai, ti vogliamo tanto bene, we love you Paolo. We support you from Naples area, I'm from Sorrento, so of course, we support you and But I was talking about a woman, actually I want to talk about two women. One is Lisa Tabak, who's the chief of communication, and not only, is one of the genius of Netflix. Thank you so much, Lisa, and also your wonderful assistant Kelly Dalton, and also Daniela D'Antonio, the wonderful wife of Paolo Sorrentino, who actually is always smiling, always very pleasant to us. So it's going to be an amazing week, as I told yesterday, and with us we have also Bernard Diller and Sofia Milos hosting the event. Many awards are coming up from tonight and also the next days. So God bless you guys. I miss you so much. We miss you so much. We miss you so and much. We hope to be soon again in Los Angeles. Viva Los Angeles, Italia. Viva il cinema italiano. Ciao. Bye. So we have a beautiful surprise. We're honored that the Los Angeles Italia Film Festival gets to have a wonderful Oscar-nominated director again for this incredible movie that you just saw, with his personal and moving story to his life, which I'm sure he will tell you about. And of course, he's already, we need to wish him luck to win this year again after 2014 with the great beauty, La Grande Bellezza. We're so blessed to have him here tonight. And the moderator of Q&A will be the director of the Italian Cultural Institute. Where is he? Emanuele Amendola. Please welcome to the stage Paolo Sorrentino. Thank you very much. She's Lilia, my translator. Okay. Here we are. Can you hear me okay up there? No. Okay. Is this on? Okay, I guess. Is this on? No. Okay, fine. We will share. What a great honor being here with you, Paolo, tonight. Actually, you have to know, I had the luck and privilege to meet Paolo Sorrentino last October. We were in Washington, D.C., and the promotion of The Hand of God was in full swing. And tonight, we are here again, and Paolo is in the running for Best International Feature at the Academy Awards. For the second time, he won already one with The Great Beauty in 2014. So, Paolo, how does it feel to be back to Los Angeles and waiting for the big night? I am very happy, very relaxed. The front runner is another guy, so I am very, very, I am ready to go to the ceremony and to see the winner in front of me. Yeah, you're always too modest. So obviously the audience here is all keeping their fingers crossed. So let's start from the beginning. The Hand of God is obviously and probably your most intimate film ever. It is your story. How did you know and when did you know that this was the right time to tell your story to the audience? 2 years ago, I turned on 50 and I thought it was the right moment to do
a movie that was important for me. I don't know. 50 was an age that I started to do the bilanci, come si dice? To take stock. And so I decided to do this movie. So that's it. There are not too many movies that a director, a filmmaker can do after the 50s, because it's a very tiring work. So I have to choose the most important movies I want to do, and this was the first of the list of the movies that I want to do. And yes, obviously, because as we mentioned, you talk about your personal story. Was it a process that, in a way, changed the way you look at your past, at your childhood? What did you learn from making this film? Nothing, because it was my story. I knew my story. I didn't learn nothing. Absolutely nothing. Yeah. Well, obviously what I meant is, like, you know, you might look at things from a different perspective, but talking about perspectives, let's talk a little bit about Filippo Scotti, who is very talented, is so brilliant in this film. So I wanted to ask you, how did you cast him, and how did you know he was the right one to play this part? He was the best actor I met among many young Napolitan actors. And he was shy, not at ease with the world. It was exactly what I was looking for. And after several auditions, he confirmed that he was able to play the main character of a movie. Yeah. That was the reason why I chose him. Yeah. Did a great job. So I also wanted to mention another important person who worked on this film, the director of photography, Dario D'Antonio, because the visuals and the photography of the film is just amazing. How was working with her, and what did you try to capture together? It was great. We know each other since many, many years, because she was the camera operator of all my previous movies. And we worked together for other commercials or short movies where she was my DOP. Then she made several movies with other directors, and it was great. And then she comes from Naples. She knows very well the city, and also our families come more or less from a similar origin. And so we didn't need to talk too much about this movie. She knew the environment, the mood, and the city, and so it was very easy to work with her. And this actually, it's a very good link to my next question, because this film also tells us a lot about Naples. You know, The Great Beauty was your tribute to Rome, and this is in a way your tribute to Naples. So what did you want to represent of Naples on screen, and what do you want the audience to know about Naples, especially the non-Italian audience? No, nothing, because Naples is a dangerous city. All directors that try to describe Naples, they meet many people that say, no, but it's not right, it's not correct. So in order to avoid this risk, the only thing I did was to put on the stage the city that I was used to know when I was young. So nobody can say, no, this is not real. It's real because it's exactly the places where I grew up and the places that I knew when I was young in Naples. So there is not an idea about Naples. There is just the Naples that I knew. Thank you. And actually, this brings me to another
aspect of your film, one of the most interesting and significant part of the film is the conversation between Fabietto and Capuano, and something very important is said there, which is a cosa serve il cinema? A niente, però distrae da cosa, dalla realtà. And I'm summarizing in English, what's the purpose of cinema? It doesn't serve any purpose, but its point is that it can distract you from reality, which is mediocre, which is a great paradox, because this film is about reality, is about your life. But what I wanted to ask you is, what did Capuano teach you that you value the most, and who else also had an influence on you during your growing up? Capuano influenced me because he is always full of vitality, exactly the opposite of me. And so I tried to learn his vitality without having success, but it was important for me to insist to try to do this work. And then we had a wonderful relationship based on the disagreement about everything. And this was very stimulating for me, more than for him. Yeah. I can imagine. So, I have two more questions before I go to my last question. And they're going to be very brief. It's something that many people ask me. Curiosities that probably you've been asked many times before. So, the first one is about the character of the sister. What is she doing constantly in the bathroom? I have to tell you, I grew up in a household with three older sisters, and when I think about my childhood, one of the things I remember the most is long waiting times for the bathroom. I don't know what she did, because she was in the bathroom, I was outside, so I don't know. What to... I can even, because she was older than me of 13 years, so I can imagine that she was making up, put makeup on for the boyfriend. I imagine, I don't know if there are more serious problems, I don't know. Okay, yeah, probably was the same case with my sister too. And second question about Maradona. But I would like to add something else to that, because obviously you've been asked many times, have you ever met Maradona? But also what I wanted to ask you is, what do you think he would think, or what would you like he would think if we could see this film? This is a good question. I don't know. No, I met Maradona once. After that I won the award, he called me, but I was on the plane going back to Rome, and the hostess said to me, switch off the phone, so I didn't speak with him. And second time I met in a football match, but he was arguing with the girlfriend, so he was not too much available to speak with other people, he was fighting. So my meeting, so I don't know what I want. I would love to, but it's impossible, of course, to meet him and to speak slowly, without distractions, but it's not possible. But I don't know what, I don't know. So, no, and the really the last question for you, which is also for our audience here in the room, what would you like people to take away from this film? What is the message that you would like to inspire? No, it's very important that the movies must not have the message. This is the most important condition in order to do a good movie.
At any rate, the movie has a small idea in the end, above all for the young people, and the idea is that there is a future for everybody also, even if sometime in the life of a young person is difficult to understand that there is the future, because sometime the future looks like dark and hidden. Yeah, that's it. It's a very powerful message of hope. Thank that you. Is much needed, especially these days, considering what's going on in the world. And before leaving you, I would like to call back on stage our kind host, actress Sofia Milo, for the last part of the program. And again, Paolo, grazie mille for thank you spending very much. This time with us tonight. Paolo Sorrentino. So I go. No, stay. I stay. Because we have a little surprise for you. Whose microphone? Okay. No, you're staying, the guest of honor. Just one more minute, something special. I would like to invite on the stage our Consul General, Silvia Chiave, who is going to give you an award. Thank you very much. Bravo Paolo, grazie. Some of us as seen the movie for the third or the fourth time. Che questo premio sia di buonissimo auspicio. We're so proud of you, Paolo. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Salve a tutti, hello everybody, il maestro Tony Renis, the honorary president of Los Angeles, Italia. Hello, how are you? Love you so much. I'm sorry that I can't be there, but I am there with you with all my heart. I love you so much. Tony Renis, a life in Los Angeles, and I have to tell you something. If this festival is happening since 2006, is because il maestro has always pushing me to do, Pascal, you have to make something happen very cool in Los Angeles. And we are very proud that it's happening. And tonight I'm very, very happy because with maestro we sing hello, we greeting, and three wonderful Italian people who actually are going to be honored tonight by Miss Silvia Chiave, who's actually, as you all know, the Consul General of Italy in Los Angeles, and then the new chief of the Italian Institute of Culture, Manuele Amendola. And I'm very grateful to him for all this support. I also want to say hi to Alessandra Rinaldi of the Italian Trade Commission, who's making a major effort in order to support American cinema. So we want to also say congratulate three people who actually are connected with the Oscars. So two that are going to shake, as il maestro Tony Renis shaked when he was nominated for the movie Questo Camelot. For the Oscar. For the Oscar, The Prayer. I won the Golden Globe. You won the Golden Globe. And so we are talking about Massimo Cantini Parrini. Ciao Massimo. Ciao Massimo. Also, buonasera signora Cantini Parrini. And so che lei è lì con Massimo. Massimo, I vote for you, okay? You must win. E poi questo genio, this genius, Enrico Casarosa, who's actually the genius that Pixar, Disney got for directing this movie, Luca. What a wonderful. And then, Tony, talking about giants, talking about legends, we have to congratulate Maestro Dante Spinotti. Dante, I love you. Dante, say, we talked about you last night, I'm telling you. Yeah? True, eh? Last night, I had a dinner with my brother, Vittorio Storaro, and I was talking about you, and I was asking him. He said, Vittorio, what do you think? To be honest with me, what do you think about Dante Spinotti? And he told me,
is number one, is the greatest cinematographer. He's Dante Spinola. Dante, that's the truth. Vittorio Storaro loves you, and we were talking about you last night. And then, of course, we have to remind also Paolo Sorrentino. Congratulations to him, yeah. and cross the finger for Sunday. Yes, so thank you again. We are very, very thankful for making this event happen. I hope that next year we will be back all together in Los Angeles with the maestro Tony Renis and all of you for another amazing event, Los Angeles, Italia. Ciao! Cosa, ma Pascal, I want to know, cosa, which kind of sigla you choose for our festival? Dimmi quando tu verrai. Okay. I dedicate my song, Quando, to all of you from the bottom of my heart. Tell me when will you be mine? Tell me quando. Love you so much. Ciao, grazie. Love you. Qual è l'emozione che si prova quando si viene nominati per un Oscar? Lei lo sa bene perché è stato nominato ben due volte. Sì. Ma sai, come dicevo prima, cioè un'emozione, devo dire, notevole perché... Cioè, non so, una volta mi ricordo che ho battuto sulle spalle mia moglie. Dipende anche da come lo sai, perché succede la mattina molto presto. E forse, ovviamente, il premio più importante, nomina all'Oscar. Per quello dicevo che prima che i due colleghi del cinema che sono stati nominati all'Oscar hanno in questo momento un periodo molto bello, perché il periodo qui a Los Angeles... tra il giorno in cui sei nominato e il giorno dove danno il premio Oscar è un periodo straordinario, perché sembra quasi che tutta la città ti coccoli, no? Ti trovano il posto al ristorante, il migliore ristorante, ti telefonano dai posti più strani e sì, e poi il prestigio della cosa, insomma, è bello, perché voglio dire, tu sei uno tra i cinque nominati tra tutti coloro teoricamente che fanno questo lavoro durante l'anno, no? Quindi sai, è una cosa abbastanza straordinaria. A questo proposito, qual è il valore dell'italianità, dell'arte italiana che portiamo qui negli Stati Uniti, ma poi anche nel mondo? Ma sai, va senza dirlo, sappiamo cos'è l'Italia dal punto di vista culturale e artistico. È un mondo enorme di ricchezze, di cose importanti, storiche. Io credo che sappiamo qual è il contributo dell'Italia in tantissimi aspetti della scienza, dell'arte, della manufattura, come si dice, gastronomia, no? Dell'architettura, per carità, enorme. Io credo però che quello che veramente lascia più il segno del nostro mestiere sono le grandi epoche. Nel caso nostro, noi sappiamo, in Italia c'è stato questo grande, enorme epoca negli anni 70 della commedia italiana, dei grandi nostri registi, tra cui Antonioni, Fellini. E questa gente, questo grande cinema, ha formato e dato il via a tutta una serie di eccellenze nell'artigianato del cinema, no? Che poi ha portato dei grandi risultati tra molti miei colleghi, straordinari costumisti, straordinari progettisti di set, narratori. È stata un'epoca che si è conclusa. Adesso abbiamo un'epoca molto che forse si basa ed è molto più vitale nelle operazioni televisive. Anche qui devo dire che gli italiani sono diventati molto bravi. Da un po' non sentiamo dei grandi film. Sono rari i grandi film italiani e i film che hanno vinto all'Oscar o che hanno avuto riconoscimenti o che hanno avuto un successo di pubblico, però la televisione, ci sono molti italiani che sono molto bravi. Beh, Enrico Casarosa nominato all'Oscar 2022, partiamo dalla domanda più importante: che emozione si prova a essere nominati per un Oscar?
È un po' pazzesco, continuo a pensare un po' a quel bambino un po' come Luca che si è messo sul treno e è partito un po' all'avventura, arrivando a New York nei mezzi anni 90, e se gli dicessi che siamo qui a essere nominati non penso ci crederebbero, non ci crederebbe, perciò tanta emozione. E infine l'avere toccato tante persone, le emozioni che il film ha dato è la cosa più importante, ma questo è un bellissimo momento dove hai un po' anche la comunità dei filmmakers qui a Los Angeles che dà tanta soddisfazione sentirsi un po' veduti e sentiti. Un ingrediente importantissimo di Luca è sicuramente l'Italia, l'italianità in qualche modo. Che cosa c'è di così affascinante nell'italianità che piace così tanto all'America, ma poi al mondo? Dal primo giorno volevo portare un po' tutto il mondo all'Italia, e ovviamente non è difficile, sono tutti molto innamorati dell'Italia, perché i sapori, la luce, il nostro mare, io volevo far vedere tutti i dettagli, far assaggiare la pasta al pesto, tutta la cultura, tra la cultura e i nostri sapori, c'è tantissimo da condividere e far la collina in bocca un po' a tutti. Da nominato all'Oscar fai parte di una lunga tradizione di italiani che hanno fatto la storia dell'arte. La senti un po' questa responsabilità, insomma, di fare parte di questa grande dinastia, se vogliamo? Eh sì, sai, un po' anche l'altra cosa che volevo mettere nel nostro film è l'amore per il cinema italiano. Fellini, De Sica, perciò questo amore un po' per i miti del cinema italiano ce l'ho, perciò hai assolutamente ragione che sentirsi un po' come loro tanti anni fa quando venivano qui, specialmente Fellini viene in mente, perciò fa ancora più di onore, diciamo, essere tra quel gruppo. Massimo Gantini Parrini, nominato all'Oscar 2022. Partiamo dalla domanda più semplice, ma anche più difficile. Che emozione si prova a essere nominati a un Oscar? Beh, emozione grossissima. Tra l'altro l'anno scorso ho vissuto a metà perché non sono potuto andare alla serata. Quest'anno invece ho vissuto in pieno, quindi sono trepidante nell'attesa. Vedo l'ora di essere già domenica perché l'attesa poi è bella, ma ti carica anche di energia. Hai detto una bella frase prima. Un premio, un award non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza, ce ne puoi parlare? È vero, i premi non sono mai dei punti di arrivo, ma anzi dei punti di partenza, soprattutto per chi ha una grande passione come ce l'ho io, nel senso non riuscirei mai a fermarmi dopo o sedermi dopo un premio importante. Poi le aspettative crescono perché naturalmente più alta è la posta e più tutti si aspettano cose da te, no? È normale. Qual è il valore dell'italianità che portiamo poi a Hollywood in giro per il mondo? Il valore dell'italianità è la cultura che arriva dalla Roma antica e quindi non ha mai smesso di funzionare, e ce la portiamo dietro con un bagaglio immenso, ed è quello che ha fatto di noi italiani grandi nel mondo per l'arte, per la storia, per la trasformazione, per tutto ciò che riusciamo anche ancora a creare di nuovo. Parlando di creare, come si crea cercando, volendo poi piacere a un pubblico italiano ma anche a un pubblico americano? Qual è il segreto? Beh, non credo ci sia un segreto, anche perché il Made in Italy piace talmente tanto in America che quindi meno fai cose per accattivare il pubblico americano e meglio è, ma lo vediamo anche dai premi Oscar che hanno vinto film italiani o registi italiani, proprio l'italianità che vince sempre. Qual è il valore, secondo lei, dell'italianità che così tanto piace a Hollywood, agli Stati Uniti, che noi portiamo qui in America? Beh, noi abbiamo dei valori che per gli americani sono ormai delle icone, no? Abbiamo
la moda, abbiamo la bella vita, abbiamo il food e abbiamo però anche delle belle eccellenze nel mondo del cinema, quindi nella storia del cinema italiano si sono sempre susseguiti grandissimi direttori, registi, fotografia, costumisti, lo dimostra infatti in questi giorni qui la presenza dei premi Oscar in gara appunto nelle diverse categorie di questo settore. Quindi è chiaro che il cinema italiano è un cinema che affascina, che ha una storia, ma che è anche concreto, con delle eccellenze in tutti i vari settori. Ecco, a questo proposito, noi come italiani siamo qui a Hollywood a celebrare il cinema italiano, l'arte italiana. Facciamo parte, anzi arriviamo da una lunghissima tradizione di grandissimi artisti. Che cosa portiamo oggi qui in America? Sicuramente è un modo anche diverso di fare cinema. Quindi qui la storia del cinema è la storia degli studios, che hanno quindi una tipologia di film che è stata sempre lontana da quella che è la nostra commedia italiana, le nostre storie molto passionali, e adesso sempre più ci stiamo integrando in una visione unica grazie anche a questo grande fenomeno delle piattaforme, che hanno reso ogni contenuto universale ma al tempo stesso necessitano di scritture leggibili in tutte le parti del mondo. E infatti quello che io sto vedendo è sempre più una voglia da entrambe le parti di dialogare e di creare progetti che possano prendere il meglio di ciascuno dei produttori, sia italiani che americani. Quindi un futuro fatto di grande sinergia e grande disponibilità da parte di tutti a creare prodotti sempre migliori e sempre più vendibili anche. Parlando di questo mercato che si apre, noi come italiani cosa possiamo insegnare ai filmmaker americani e al contrario, cosa possiamo imparare quando veniamo qui a Hollywood? Ma qui c'è da imparare sicuramente molto sotto l'aspetto tecnologico, quindi infatti devo dire che la crescita delle produzioni esecutive estere in Italia, molti film che sono stati fatti in questi due anni, che tra l'altro noi abbiamo sostenuto come banca, hanno dato la possibilità a tutte le maestranze italiane, insomma, di crescere anche qualitativamente, e questo viene riconosciuto anche qui adesso dalle grandi case di produzione che vengono giù e stanno di trovare professionisti di alto profilo e di alto livello. E noi probabilmente riusciamo a portare un po' più di sentimento, un po' più di cuore, un po' più di film empatico e tradizionale, che non sia solo tecnologia e effetti speciali. Eccolo lì, live from Hollywood, Clementino, che meraviglia! Ciao Clementino! Ciao! Come va? Ciao Pascal, come stai? Bene, si lavora qui, si lavora. Ma non fare confusione adesso col telefonino, stai buono, ti vediamo benissimo. Il cielo è azzurro sopra Los Angeles.
anche dentro di noi il cielo azzurro, sempre. Stiamo lavorando alla grande. Ieri sono stato a West Hollywood a registrare, escono nuove canzoni. E la California è sempre di grande ispirazione. Bene, sì, cosa stai preparando, Clementino? Ma un nuovo album, uscirò a fine aprile e poi partiremo con una grossa tournée fino a settembre, quindi occhio alle date, sul mio Instagram toccheremo tutte le città italiane. Mi raccomando, riservati 10-17 luglio per Ischia Global, che è lì che ti porta fortuna. Quello sempre, quello sempre, sono nato nell'Ischia Global. Infatti, senti Clementino, beh, com'è stata la giornata inaugurale? È stata molto bella, ovviamente ci mancavi tu e senza di te che sei il motore portante, però devo dire che Bernard Hiller si è comportato alla grande e ho fatto anche freestyle il primo giorno, c'era Riccardo Scamarcio, c'era il mio grande amico Alessandro Pondi, un bel po' di persone, ero col mio staff, è stata una cosa molto interessante. Beh, certo, ho visto che hai proprio tenuto banco, eri lì il padrone della scena come al solito, anzi io devo dirti la verità, questa volta non ho voluto distrarti molto, ma la prossima volta, se non dovessi venire a Los Angeles come è capitato in questa occasione, potresti presentare proprio tu, quindi devi un po' migliorare il tuo inglese, oppure ho un'idea, due ragazzi che possono aiutarti. Il primo è un ragazzo che abbiamo scoperto insieme, si chiama Joshua Jack, l'abbiamo scoperto alla Soul House di Roma, certo. E stasera sarà con noi. Joshua, ci sei? È frizzato però, è andato via, è uscito. Joshua è bravo, è molto Sì, Joshua è molto bravo, stasera suonerà e canterà insieme a Marcello Cirillo a Paradise una canzone di Stevie Wonder. E poi potrebbe esserci anche un'altra persona che sicuramente ti affiancherebbe, anzi ti affianca con grande prestigio. Eccola lì, Martina. Ciao. Di Fonte. Caramba. Joshua, ci sei? No, toglielo Joshua allora che non ci vede. Caramba, che sorpresa, Martina? Qui è buio, io non sono a Los Angeles. Ci fai lì? È come se fossi lì. Sei lì col pensiero, col cuore anche. Con il cuore sono lì sicuramente, col pensiero anche. Dove sei tu adesso? Io in questo momento sono a Trani perché stasera siamo in scena a Bisceglie, abbiamo un po' di date qui in Puglia, quindi siamo in tournée, stiamo finendo la tournée e ci stiamo godendo un po' di profumo di casa. Ecco, per chi non la conoscesse, Martina Di Fonte è una bravissima attrice, una straordinaria cantante e mi sorprenderà a Paradise in una delle prossime puntate ed è una veramente persona speciale, molto affabile, gentile nei modi, talentuosa, umile, veramente ha tutte le qualità per piacere a tante persone, non soltanto magari ai registi che hanno occhio, ai produttori che vedono lungo, ed è piaciuto anche molto a Clementino. Vabbè, a me più di tutti mi piace. È certo. Senti Clementino. Io non lo sento. Non lo senti più? Clementino? No, non lo sento bene. Clementino, mi sembri incantato. Lo vedo più bello che mai, ma non lo sento. Clementino ha perso la parola. Clementino ha perso la parola, praticamente. Aspetta, mi riconnetto. No, ci siamo, ti sentiamo. Stai buono, non tocca. Ti sei emozionato, Sì, io quando la vedo mi emoziono sempre. E infatti, no, ma anche lei la vedo emozionata, no? Facciamo entrare anche, rompiamo un po' di questa intimità che si è creata, facciamo entrare anche Joshua Jack, lo vedo. Ci sei, Joshua? Ciao, sì, adesso ci sono. Allora, pensa che io e Clementino abbiamo conosciuto Joshua un giorno a Roma, alla Soul House, che lui stava suonando,
e non appena Clementino ha detto guarda questo ragazzo è forte, allora io naturalmente quando il mio advisor per la musica numero uno Clementino mi dice questo è forte, io subito ho preso i numeri e l'ho convocato al Teatro Sistina e stasera fa un numero insieme a Marcello Cirillo e alla Paradise Band cantando Stevie Wonder. Hai riferimenti piccoli. Beh, ovviamente, sì, ma infatti alzo le mani, però è stato veramente un onore suonare lì al Teatro Sistina e mi auguro che sia una bellissima esibizione e che tutti ce la possano vedere. Sì, stasera dalle 23:25 inizia la trasmissione ricchissima con Kabir Bedi e poi ci sarà Massimo Boldi, Eva Enger, Fausto Leali e ancora Giampiero Mughini, l'amico di Clementino e poi due napoletani simpaticissimi, Susi del Giudice e il grandissimo Giovanni Esposito e poi ancora Lucrezia Lando e Andrea Evangelista e ancora Aurelio Trombetta per Rolling Stone, Francesca Tizzano insieme a Elena Ceto di Capriglia per Miami Skin Care, i ragazzi della Stardust House che aspettiamo anche qui a breve, dovrebbero apparire sul nostro schermo, potrebbero apparire e insomma sarà una puntata ricchissima di cose, naturalmente ci saranno dei contributi da Los Angeles con Riccardo Scamarcio e Benetta Porcaroli, Paolo Sorrentino. Io chiederei al mio regista Alberto di mandare in onda le immagini del red carpet di Paolo Sorrentino a Los Angeles Italia, eccolo lì, lo vediamo al Chinese Theater insieme alla, non vedo il cartello Live from Hollywood, perché quando siamo in onda con la diretta non si può andare, ok va bene, ecco lì con Sofia Milos sul red carpet, con il console generale Silvia Chiave, il direttore dell'istituto Emanuele Amendola, con il responsabile di Banca Intesa Nicola Corigliano e qui ancora col direttore dell'Istituto di Cultura che gli ha fatto un'intervista, un Q&A per scoprire i maggiori segreti del film È stata la mano di Dio. Naturalmente in suo onore torniamo live, Clementino al Teatro Sistina nella serata inaugurale di Paradise ha cantato, ha rappato Napulé in onore del suo Pigmalione, Pino Daniele, che diciamo la verità, stravedeva per Clementino. Ti ho perso Pascal, con Carlo Verdone. Sì, no, ma dico, tu hai fatto un omaggio a Paolo Sorrentino cantando Napulè. Ah, che... sì, certo. Certo, è un omaggio, stiamo parlando di una canzone scritta a Napoli. Infatti, tu hai fatto anche una canzone, Paolo Sorrentino. Sì, il mio album Vulcano, però non mi chiedere di reparla perché non me la ricordo a memoria. Però sicuramente sei un fan sfegatato di Paolo Sorrentino. Sì, io lo seguo praticamente da sempre, da L'Uomo in Più, Il Divo, La Grande Bellezza. Infatti, e parla. È stata la mano di Dio. Infatti, cosa ti ha colpito del film È stata la mano di Dio? Allora, sicuramente la grande regia di questo film, ma poi l'azione mi è piaciuta tantissimo di Scotti. Di Filippo Scotti mi ho anche fatto i complimenti personalmente, è un bellissimo film e facciamo tutti il tifo per Paolo Sorrentino. Clementi, ma con tutti questi telefonini che ci stanno in America, tu c'hai la linea peggiore di tutti, fatti da una scheda più potente. Ma io sono a Compton, nelle case popolari. Ah, ecco, ok. Senti Martina, tu l'hai visto, È stata la mano di Dio? Io l'ho visto, sì. E l'abbiamo visto insieme con Clemente, è appena uscito proprio in sala e l'ho apprezzato molto. Poi vabbè, Paolo Sorrentino ha uno stile registico che mi fa veramente impazzire, e attori straordinari, fotografia pazzesca, è stato veramente bello e speriamo insomma che possa ricevere questo prestigioso premio, perché per noi italiani è un orgoglio. A prescindere, anche se non dovesse succedere, però io faccio il tifo per Paolo Sorrentino sicuramente.
Senti, Joshua, tu l'hai visto, è stata la mano di Dio? Io purtroppo ancora no. Non puoi perderlo, sì. Su Netflix, è un bellissimo film. Ascoltami, raccontaci un po' la tua storia. Tu sei stato tra i ragazzi di Amici di Maria di Filippi, e poi dopo? Sì, e poi dopo ho avuto un periodo di live in giro, ho iniziato a richiudermi un attimo più me stesso per capire cosa volessi dall'arte della musica, mi sono ritrovato e adesso sto scrivendo canzoni, sto producendo il mio primo EP e lo farò uscire, quindi vedremo poi di portarlo in giro magari per l'Italia. Tranquilliamo in studio! Che dici? Che dici, Clementino? Joshua, stai tranquillo, ci si becca in studio insieme. Non ho sentito. Ci si becca in studio insieme, dice Clementino. Ah, magari, sarebbe un onore. Clementino ci ha fiuto, Lui è bravo sulla musica reggae, è molto forte sulla musica reggae. Quella... Grazie mille. Volentieri comunque. Infatti, fallo entrare, Ramsk, vieni. Venite. Dunque, senti Martina, allora tu c'hai in uscita... c'è in uscita qualche cosa? Ho in uscita il film La Grande Guerra del Salento, che ho girato quest'estate in Puglia il 5 di maggio, quindi manca poco. Non vediamo l'ora di vederlo. Casa del cinema. Anch'io, perché ho visto soltanto un pezzettino del film, poi è un film ambientato negli anni 40, quindi è stato fatto un grande lavoro anche sui costumi, sulle acconciature, sul trucco quasi inesistente, però è stato fatto un grande lavoro e soprattutto l'abbiamo girato nella mia terra, quindi io sono veramente orgogliosa di questa cosa e non vedo l'ora di vederlo e di farlo vedere anche a voi, insomma. Clementino, invece ieri sera qui ho avuto ospite a Roma, nello studio di Life from Hollywood, Bobby Moresco, e poi sono stato a cena con il maestro, il regista di Lamborghini, mi ha detto che tu sei bravissimo, d'altronde non è una novità, perché anche Sergio Castellitto mi aveva detto che sei stato molto bravo nel film Il materiale emotivo che presenti tu a Los Angeles. Guarda, io sto cercando di seguire una strada che è parallela a quella del rap ed è il film, l'intrattenimento, la televisione, è una cosa che mi piace e voglio continuare a fare. Appunto, e cosa stai facendo per migliorare il tuo talento cinematografico? Niente. Vivere a Los Angeles per questo periodo. Mi sembra un po' poco. Martina studia tantissimo. Ma chi, lui? No, tu. Io sì, studio. In questo momento sto studiando sul campo perché sto lavorando. Però quello che studia di più forse è Clemente. Legge tantissimo, ascolta tanta musica e quando sono con lui diciamo che lo facciamo insieme. Però lui è veramente in gamba. È una bella persona. Hai capito? Lei è la mia musa ispiratrice. Non mi ha pagato per dire queste cose. È la musa, Martina, è la musa, eh? Senti, Joshua, è andato via. Dovrebbero entrare i ragazzi della Stardust House a momenti, forse stanno per entrare. Comunque, senti, Clementino, e raccontaci un po', com'è l'atmosfera, la situazione a Los Angeles? Come vivono questa coda della pandemia, che veramente in Europa non è poi più una coda, perché sta ancora continuando, Ma sicuramente un po' più di libertà per strada. All'interno dei locali c'è mascherina e si seguono tutte le regole che noi conosciamo. Io non direi, veramente, io ho censurato le immagini che vengono dal cinema, dal teatro cinese, perché sia domenica, sia lunedì, sia martedì ho visto tante persone che non hanno l'obbligo della mascherina, e siccome in Italia invece noi abbiamo giustamente l'obbligo della mascherina per entrare in sala, al cinema o entrare nei luoghi al chiuso, diciamo, ho avuto il pudore di non mostrare cosa succede in America, perché mi sembra che... Hai fatto bene, anche se il primo giorno del festival c'è gente con la mascherina.
Sì, infatti, perché il primo giorno del festival c'erano tantissimi anche italiani che erano stati catechizzati dal console generale, mentre invece il giorno dopo, con gli inviti proprio esclusivi americani, praticamente ho visto che c'era una libertà, ma lo vedo anche, me ne sono accorto subito dalla squadra che è andata a Hollywood per organizzare il festival, che c'è davvero un atteggiamento molto più libero nell'affrontare il pericolo Covid che è sempre dietro l'angolo. Sì, bisogna stare attenti, questi sono molto difficili. Tra e Covid stiamo cercando di, veramente rischiamo di cadere in una depressione. E piano piano, come tutte le cose difficili, bisogna rialzarsi e continuare a camminare. Martina, tu invece come stai vivendo il dramma della guerra che è dietro di noi, dietro l'angolo? Purtroppo c'è da dire una cosa, che è dietro l'angolo davvero, ma fin quando poi non lo vediamo con i nostri occhi, come il Covid, no? All'inizio era una cosa lontanissima, vabbè, ma il Covid in Cina, poi dopo qualche mese è arrivato anche da noi e abbiamo vissuto questo dramma tutti insieme. Diciamo che in questo periodo, siccome sto lavorando tanto e comunque sono presa da tante cose, è un modo anche per distrarmi un attimo e pensarci meno. Ma ogni giorno noi, a fine della replica, quindi dello spettacolo che facciamo, dedichiamo ogni successo e quindi lo spettacolo a tutte le donne, le persone insomma che stanno perdendo la vita e che stanno vivendo questa situazione veramente difficile. Non mostrare, speriamo che finisca presto. Senti, invece lì come è vissuta la guerra, Clementino? Dalla TV arrivano delle notizie, per quel poco di inglese che capisco, vedo che e sento che è una tragedia. Però per il resto, noi ieri siamo andati a fare un giro a Malibu, per esempio, abbiamo incontrato persone che comunque parlavano di questa cosa all'interno di un locale dove si pranza. Ovviamente io credo che l'interesse un po' a tutti quanti, è una questione dell'intera razza umana, quindi è impossibile rimanere impassibili e indifferenti a questa cosa. Dice Martina, giusto, perché fino a quando poi non la viviamo con le mani e i piedi, non riusciamo veramente a renderci conto di quello che sta succedendo. Infatti, noi cerchiamo veramente di sdrammatizzare, anche perché comunque noi siamo operai dello spettacolo e quindi dobbiamo fare il nostro mestiere, dobbiamo andare avanti come ci impongono le regole. L'industria dello spettacolo... nostro mestiere che già ci hanno tolto per 2 anni. Infatti, l'industria dello spettacolo è un'industria molto complicata, molto complessa, molto occupata da tante persone che ci lavorano, che ci mangiano, famiglie intere, quindi è evidente che non si può fermare fino a quando non ci costringono a fermarci. E comunque per l'industria dello spettacolo si stanno muovendo, caro Clementino, un gruppo di ragazzi, io dico i ragazzacci, oggi me l'ha detta una, so che stasera me ne dirà una, quel delinquente di Ramska che vedo lì insieme a Ergennaro, quel delinquente dirà, oh, c'è anche Nelson, eccoli lì, dalla Stardust House, ragazzi. Lì l'unica persona seria è Nelson, l'unico, il mio favorito, l'unico. Sì, ti sei permesso di dire che speri che un italiano vinca l'Eurofestival subito, non aspettare i prossimi 31 anni perché io non potrei esserci più, hai detto, Sei proprio un filibustiere. Tu l'hai detto. Ah, io? Sono stato io. Ragazzi, portate rispetto, lì ci sono Clementina e Martina, Ciao, bravo. Ciao Clementina. Ciao. Niente insulti per loro. No, solo per me. Vabbè, sentite ragazzi, però vedo che vi state poco preoccupando del programma. Vedo che io spingo come un pazzo, voi proprio fate post. Nelson proprio nessuno. Ramska. Come nessuno?
Rams che li fa ogni tanto, Gennaro lì, mo si è tolto il cappellino. Guarda Rams che invece, Rams che è il promotore di questo programma, lo dico. Ramsk è veramente il più tremendello, ma mi sta simpatico. Però Nelson, tu da te mi aspettavo che postassi di più, che facessi anche i cartoni animati che fai tu normalmente. Oh, allora, guarda qua, Pascal. Comunque, bravo. Pascal, io sto facendo delle storie per promuovere il programma, perché comunque merita un casino, e li sto facendo nei luoghi pubblici. La gente, in poche parole, quando ho fatto la pubblicità, cioè la storia in metro, mi ha chiesto, ma Paradise, gli ho spiegato tutto Paradise, quindi io lo pubblicizzo pure in vita reale, io farei un applauso! Bravo! Senti, Clementino, ti piace Paradise? Sì. È certo che mi piace, è un format bellissimo che va in Italia, perché ci mancava una cosa del genere, specialmente con una location fantastica come il Teatro Sistina, il grande Piparo. È bella la situazione con tutti gli ospiti che vanno a girare ed una band fissa con il grande Marcello Cirillo Fermo e a duettare con tutti gli attori, i cantanti e i personaggi che sono lì. Ho visto che Nelson ha postato, finalmente. Finalmente ci voleva la tiratina di orecchie. Senti Martina, dimmi un po' una cosa, e tu sei molto attiva sui social media? Abbastanza. In quale modo tu scegli l'inserimento? Perché so che tra voi donne c'è una strategia precisa, campo lungo, campo largo, primo piano, secondo piano, terzo piano, l'ascensore. Diciamo che le foto che prediligo e che mi piacciono di più sono quelle in cui sono spontanea, perché è anche bello che in foto sono come poi sono nella realtà, no? Magari poi uno mi vede in foto e dice ammazza che bella, poi dopo mi vede dal vivo e dice ma è la stessa persona, quindi preferisco sempre essere naturale, semplice e di mettere in mostra poi alla fine quello che faccio e quindi raccontare anche un po' di me e quello che faccio. C'è tanta gente che non mi conosce, che non sa quello che faccio, qual è il mio lavoro, e quindi mi piace raccontare attraverso i miei post, le mie foto, un po' la mia vita, anche il mio privato, perché diciamo che con orgoglio e soddisfazione mi piace pubblicizzarlo, insomma. Clementino, tu invece mi sembra che sei un po' in silenzio stampa sui social media, Ma sì, guarda, io negli ultimi anni, avendo forse più di 12 album, ho postato veramente tanto. Si arriva al punto di scomparire e uscire direttamente con l'album, in modo che ti fai un pochino desiderare. E sembra strano, ma è una tecnica che io non ho mai attuato, perché io sono sempre stato presente anche quando non c'ero. Poi tra film, televisione, quest'anno c'è stato The Voice, ho fatto veramente tanti post, ho detto bisogna scomparire e poi uscire dopo qualche mese con l'album. Ed è una cosa che sta funzionando, perché molti mi stanno mandando messaggi privati, ma che fine hai fatto, dove sei, eccetera. Ragazzi, sono qui al festival e ci sono, poi uscirò piano piano con il primo, si riceverà il mio nuovo album e per fine aprile tirerò fuori il mio album numero 12, mi sto facendo anziano. Capisco. Sentite ragazzi, e voi invece con quale criterio fate i vostri post? Poi dipende da lo so. Andiamo al mare, un posto bel posto carino, costume,
Ragazzi, però lì non prende la linea telefonica, eh? Dovreste andare in un posto dove si sente un po' meglio, perché noi non abbiamo sentito niente. Ah, è il telefono di Ramsk che è un po'... Andiamo di là. Ci spostiamo. Andiamo da Clementino. Quando siete sentite pronti me lo dite. Senti Clementino, quanto tempo ancora resti a Los Angeles? Primo aprile. Ah. E Martina, tu resti tutto il tempo qui da sola? E io finisco la tournée il 3 aprile e quindi appena finisco mi attacco come una cozza a Clemente. Non lo vedo da troppo tempo. Ma cioè, questi social media in fondo poi per vedersi sono una cosa utile, no? Sì, sì, per fortuna sì. Diciamo che comunque ci sentiamo tutti i giorni, mi aggiorna di come va il festival lì, insomma, del lavoro che sta facendo. Quindi per fortuna, grazie alla tecnologia oggi, riusciamo a parlare anche se siamo così lontani. Bene, Clementini, vogliamo fare un... Eccoli qui, eccoli, ste facce da delinquenti. Eccoci. Oh, eccoci qua. Allora, dicevamo, ragazzi, in quale modo voi decidete di fare i post? Che dici, Martina? Allora, dipende comunque dalla situazione anche... Salutare. Ok, grazie Martina Di Fonte. Esempio. Scusa un attimo, ragazzi. Scusate, devo andare a teatro perché inizia tra un po' la replica. Vi bacio tutti e vi abbraccio. Buon lavoro, grazie, grazie mille del tuo tempo. Ciao ragazzi, ciao Pascal, grazie. Allora, torniamo ai ragazzacci. Come ci sentite? Un po' meglio. No, malissimo ragazzi. Ragazzi, chiudete e riaprite perché si sente malissimo, è come non avervi praticamente. C'è Joshua, sentiamo Joshua, vediamo Joshua. Eccoci Joshua, adesso sei proprio alla pari con Clementino. Scusate, ma non capisco perché sparisco ogni tanto. Perché può darsi, c'è la linea che da Vizia. Qui alla fine, sai, le linee telefoniche sono fragili, poi a quest'ora internet è iperaffollato, per cui evidentemente. Fa le bizze. Comunque, senti Joshua, allora tu hai cominciato con Maria De Filippi, poi ti sei perso, adesso ti sei ritrovato, Clementino ti ha invitato a trovarmi in sala, mi sembra insomma che la tua marcia prosegua. Beh sì, assolutamente, anzi non vedo l'ora, mi fa piacere che Clementino abbia detto questo e non vedo l'ora di vederlo in studio. Bene, Clementino, ti abbraccio forte, buon lavoro a Los Angeles, noi siamo qui sul pezzo, ti seguiamo con grande affetto, evviva Clementino, evviva Joshua Jack, Clementino continua a Los Angeles, ciao. Evviva Joshua Jack, sarà con noi su Rai 2 intorno alle 23:25 per la terza puntata di Paradise. Grazie a tutti ragazzi, e noi ci vediamo ciao a tutti, sempre più ciao tardi. Ragazzi. Con Los Angeles Italia potete vedere il programma dei film sia sul sito losangelesitalia.com sia sulle due piattaforme event.org e mymovies.it. Per ora è tutto, saluti, ciao ragazzi.